Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito, direi speciale. Sarà un video, diciamo, vlog, perché oggi vi porto con me al Cosmoprof di Bologna. Ho qua il mio biglietto speciale perché è un biglietto a credito in qualità di influencer. Sapete, non mi piace definirmi influencer, piuttosto content creator, però così sono definita per il Cosmoprof e quindi in questo vlog vi porto con me a Bologna. Nonostante il Cosmoprof si trovi praticamente di fianco a casa mia, dietro casa mia, non ci sono mai stata e sono veramente molto molto contenta. Qui c'è il gatto intanto. Molto molto felice di portarvi con me e devo dire che ho aspettative molto alte su questa fiera. Quindi scopriremo poi insieme se rimarrò delusa o sarò soddisfatta. Penso che il video sarà strutturato in questo modo. Non farò un intro perché, a parte questo, perché sennò il video verrebbe lunghissimo. La fiera è enorme, quindi credo che riprenderò gli stand che più mi incuriosiscono, dei brand più famosi, quelli più particolari, e poi vi farò il voice over perché secondo me là ci sarà la musica, ci sarà confusione, non vorrei che venisse un video in cui non si capisse nulla. Quindi direi che ora vado a fare una piccola spesa alla Lidl, mi compro qualcosa da sgranocchiare in fiera, visto che adesso sono le 8:10 e la fiera apre alle 9:30 e io credo di stare là almeno fino alle 5. Sarà una giornata lunga, mi compro qualcosa da mangiare e direi che ci vediamo direttamente al Cosmoprof. Iniziamo questo tour del Cosmoprof, una fiera davvero perfetta se amate il beauty e la skincare da non perdere. Appena arrivata mi sono diretta nei padiglioni dedicati alla Corea. Sapete quanto amo il K-beauty e in particolare la skincare coreana. Ci sono davvero tantissimi stand che espongono i loro prodotti di skincare e cosmetica coreana. Come vedete i patch occhi hanno tantissime maschere come queste, una per ogni giorno della settimana. Davvero tantissime novità, alcune in arrivo, alcune ancora non in vendita in Italia, quindi se volete scoprire un po' cosa c'è anche al di fuori dell'Europa, guardate qua quanti brand davvero interessanti. Questo stand bellissimo con tutte le spugnette e questi aggeggi per manicure, pedicure, tutto quello che serve per curare il nostro corpo. C'è ad esempio questo brand Hand Skin che mi ha lasciato alcuni omaggi che vedrete nel video haul che pubblicherò dopo questo video, quindi iscrivetevi per non perdervi il prossimo video. Come vedete hanno tantissimi prodotti di skin care e body care. Questo invece è un balsamo che mi hanno anche omaggiato per andare a rimuovere il make-up. Questo è uno degli stand più belli che ho visto al Cosmoprof quest'anno, davvero stupendo, mentre questo è un brand polacco di cui non avevo mai sentito parlare. Devo dire, mi ispira veramente tantissimo. Hanno una linea di make-up davvero vasta, con tante tonalità e mi ispira davvero tantissimo. Spero di avere l'occasione di provarlo in futuro. C'era poi questo stand con tantissime spugnette, guanti esfolianti, davvero una vasta gamma di accessori per la cura del corpo. Guardate queste spugnette troppo simpatiche, carine, bellissime davvero. Non potevo assolutamente saltare lo stand di Puro Bio Cosmetics, brand assolutamente italiano che mi ha lasciato alcuni omaggi che non vedo l'ora di provare. C'era la loro linea make-up davvero stupenda. E poi sono passata anche dall'Epo Cosmetics, un brand di cui vi ho parlato diverse volte nel corso degli anni, è davvero un brand molto molto interessante. Questo stand completamente rosa con tantissimi prodotti per la cura del corpo. Poi ho scoperto questa Officina dei Sapori, un brand italiano che produce tra le altre cose anche cosmetica solida, quindi molto molto interessante e molto innovativo. Un altro stand assolutamente da non perdere è Min Cosmetics. È un rivenditore di tantissimi brand coreani, tra cui Cosrx, Clairs, Benton e tantissimi altri. E aveva, come vedete, tutti quanti i prodotti di Clairs, di cui vi ho parlato in passato, tantissime maschere. E poi
questo bellissimo stand. Nakomi era lo stand, secondo me, uno dei più belli, perché aveva i loro prodotti sotto forma tipo di yogurt, di gelato, davvero bellissimo, e poi tutto quanto rosa. Guardate qua la presentazione di questi body scrub, per me davvero la più bella di tutto il Cosmoprof. Ho avuto l'onore e il piacere di chiacchierare con questo brand polacco, davvero molto interessante, e spero davvero di provare qualcosa. Sono poi passata da Organic Shop, sapete quanto amo i loro body scrub, e ho scoperto che c'è anche il body scrub al cocco. Devo assolutamente procurarmelo e provarlo. Questo qui era tutto lo stand con i loro prodotti, un brand davvero ottimo. C'era poi lo stand di Etherea Cosmetics, uno stand davvero meraviglioso. Purtroppo non ho ancora provato niente di questo brand, ma spero di recuperare molto molto presto. Torniamo un attimo sui prodotti, se non sbaglio, coreani. Abbiamo tantissime maschere. Questo invece era un brand, se non sbaglio, statunitense. Allora ragazzi, sono le 11.40, ho visto credo forse 2 padiglioni e mezzo. Ho iniziato con molti brand coreani e sto già facendo un po' di scorta di prodotti da provare. Comunque ragazzi, super interessante, ora continuiamo. Ho poi scoperto il brand Sevin London, un brand per la cura del corpo e dei capelli. Lo stand era meraviglioso, avevano 4 linee dedicate a 4 differenti fragranze. Sono stata lì davvero tanto a guardare questo stand meraviglioso. Poi c'era lo stand di Be Perfect, sapete quanto amo i loro prodotti, tra cui il The Cheek Blush. C'era poi Ardell con una selezione davvero infinita di ciglia finte, avevano anche il kit per la laminazione delle sopracciglia, uscito credo da pochissimo appunto in casa Ardell. Guardate qua anche le colle famosissime di Ardell, tantissime. Sono poi passata da Alma Kay, ho avuto l'onore di chiacchierare con la ragazza presente nello stand e di provare sulla mia pelle alcuni prodotti. Il loro stand era davvero bellissimo e mi piacerebbe davvero tanto avere l'opportunità, l'occasione di provare alcuni dei loro prodotti. Questo qui era appunto lo stand di Alma Kay. Sono passata poi da questo brand coreano, di cui spero di provare presto qualcosa. Mi ispira tantissimo questa linea alla centella asiatica e quindi speriamo di riuscire a prendere qualcosina in futuro. C'era poi lo stand di Mia Makeup, di cui ho provato alcuni prodotti tempo fa e trovo che sia un brand davvero valido. Sono poi passata nello stand di Astra Makeup, un brand low cost italiano che adoro tantissimo. Ho scoperto alcune novità di skincare che arriveranno a breve e una super novità makeup, ossia il nuovissimo Foundation Balm che vedete qui, che uscirà credo ad aprile, lo scopriremo. Molto molto curiosa di provare tutto quanto. Qui c'era anche la linea Pure Beauty, una delle ultime uscite nel 2022. Era davvero uno stand bellissimo e lo staff è sempre gentilissimo. Allora raga, piccola pausa, sono le 2, ho visto gran parte del coso, però sono andata molto velocemente, però so che avrò anche domani per magari nei stand che più mi interessano. L'ultimo padiglione che ho visto è molto interessante, ci sono tanti brand molto seguiti e conosciuti anche in Italia, e ho scoperto anche nuove linee che usciranno a breve, e è un gran bottino, quindi mi sa che ci sarà un video per voi. Proseguiamo il nostro tour, ho fatto un passaggio anche da Wake Up Cosmetics, ho pubblicato da poco un reel su Instagram, poi c'era questo brand, lo stand era veramente magnifico, non conoscevo il brand e mi ha davvero colpito. Di questo brand coreano proveremo insieme una maschera, si chiama Dizao e fa appunto maschere e patch. Questo brand che ho scoperto è specializzato in maschere, ne ha per ogni tipo, dalle più low cost a quelle destinate alle spa. Guardate qua che sfilza di maschere che avevano, e piccolo spoiler, me ne hanno lasciate 3 che vedrete comunque nel video haul che uscirà dopo questo video. Un brand davvero da segnare. Sono poi passata da HCP, questo brand produce packaging e niente po' di meno che i packaging di Charlotte Tilbury, Givenchy, MAC, davvero tantissimi brand, però io in particolare amo i pack di Charlotte Tilbury, sono davvero spaziali, bellissimi. Aggiornamento, sono più o meno le 4, allora ci sarebbero ancora 2 ore di fiera, perché la fiera comunque chiude alle 6:30, però considerato che probabilmente sarò qua anche domani perché sono stata invitata da un brand e perché domani inizia anche tutta la parte dedicata a hair care e nail care, credo. Ho deciso che per oggi basta, ho camminato più di 8 km, sono qui dalle 9:30, direi che può bastare per oggi. Bellissima raga, comunque domani farò qualche altra clip
non ho ripreso tutto perché sarebbe diventato veramente assurdo, però devo dire veramente bello, bello, bello. È una fiera che se amate la cosmetica o se lavorate nel settore non potete perdervi, è enorme e domani sarà ancora più grande. Sono sicura di essermi persa qualcosa, però ho preso la mappa e stasera mi guardo un po' quello che ho dimenticato e domani ho visto stanno allestendo altri stand, quindi andremo a vedere anche quelli. Il bottino di prodotti è elevatissimo, sono molto contenta. Ci sono tantissime maschere, prodotti di skincare. Devo dire che Astra mi ha lasciato un bellissimo omaggio e mi sa che gli farò un contenuto perché mi ha dato tanti prodottini, tra cui anche il nuovo mascara. E quindi niente, adesso si va verso casa e noi direi che ci vediamo domani di nuovo qua. Piccola parentesi, non credo verrò in macchina domani perché non ho pagato il biglietto della fiera perché, come sapete, ho l'accredito influencer, però 20 euro di biglietto per me sono un'assurdità. Quindi domani proverò con treno e navetta. Comunque ne vale la pena. Sono arrivata a casa. Questo qua è il mio bottino del Cosmoprof del primo giorno e i gatti vogliono assolutamente vedere, soprattutto Chloe, che è appassionata di skincare, vuole vedere cosa ha preso la mamma. Qua c'è anche Loki. Questo è il bottino del primo giorno. Spero domani di avere altri omaggi da parte dei brand, in particolare di capelli. La prima parte di giornata mi dedicherò ai nuovi padiglioni che ieri erano chiusi e una volta fatto più o meno tutti i padiglioni voglio tornare un attimo nei padiglioni che mi sono piaciuti di più. Quindi intanto scopriamo le cose nuove e poi torniamo in quegli altri. Vi mostro un attimo uno stand su cui non mi sono soffermata molto, sia il padiglione dove c'erano tutti quanti i macchinari. Come vedete, questo macchinario riconosce quando arrivano le scatole e va a introdurre il prodotto. Ma torniamo al beauty. Sono passata dallo stand Moira, ho provato da poco un loro prodotto, la loro palette Sculpt & Bronze, che mi ha colpito tantissimo e quindi ho un po' scuriosato, sicuramente proveremo qualcosa in futuro. Poi mi sono fermata da Doctor's Formula, ho avuto il piacere di chiacchierare con la signora che tra l'altro ho capito essere molto conosciuta nelle TV inglesi e americane, che mi ha lasciato tantissimi prodotti, quindi sicuramente arriverà una recensione, guardate qua che bottino, molto curiosa di provare. Eccomi qua raga, venerdì 17, sono le 11, mi sto dirigendo verso il padiglione 30 dove sono stata invitata da Australian Gold e Baia, credo si pronunci, per un momento dedicato a me, quindi andiamo. Sono stata gentilmente invitata da Australian Gold e Baijia Paris per scoprire i loro prodotti, il loro stand. In particolare ho scoperto quali sono, insomma, i best seller del brand, quali sono i prodotti più venduti. Tra l'altro c'è la linea make-up, questa molto molto interessante di Australian Gold che si chiama Resistant. Insomma, ho scuriosato tantissimo e devo dire che la linea make-up mi ha colpito particolarmente, è pensata per il post abbronzatura. Anche Baijia mi ha colpito tantissimo, hanno tantissimo profumazioni, prodotti per il corpo, per la skin care, viso, mani, tutto quanto, e mi piace molto il fatto che abbiano varie linee pensate per varie profumazioni. Tra l'altro la presentazione, guardate qua, delle varie profumazioni era davvero stupenda, quindi molto interessante. Ringrazio i due brand per avermi appunto invitato alla scoperta dei loro prodotti. Ho appena lasciato lo stand di Australian Gold e Baijiao, ho scoperto si dice così, e ora sto andando al 32, è davvero difficile orientarsi perché vado allo stand di Nashi che mi lascerà un omaggio e sono molto curiosa perché sapete che amo i loro prodotti.